Stacca Dona! Stacca Dona 2! Passa Corris! Salve a tutti, Franz dal vostro Super Corris, si torna su MotoGP 21. E questa è proprio una bella gara, raga. Pole position qui a Le Mans. Abbiamo fatto un giro pazzesco, mi trovo bene, la pista non mi piace tantissimo, però riusciamo sempre a ottenere grandi prestazioni. La problematica sostanziale qual è? È che purtroppo abbiamo il drift al pad, quindi io giro con le freccette. Gli analogici non ci permettono di cambiare le mappe perché impazziscono letteralmente, siamo molto in difficoltà da questo punto di vista. Probabilmente dovremmo fare a meno della mappa 3, quindi la più spinta per tutta la gara, però il motore Ducati comunque ci dà un vantaggio. Ho messo per la prima volta l'assetto perché l'ho trovato su YouTube, finalmente si iniziano a trovare. Non mi ero accorto che sto gioco implementa tutti questi parametri sull'assetto, raga. Ed invece li implementa. È molto buona la cosa, sono contento. Vedete qua, per esempio, questo non era così, ce l'ha abbassato il drift, cioè assurdo, raga. Lo vedrete, in gara si impazzirà completamente. Ho messo la media all'anteriore e la media al posteriore perché l'asfalto non è troppo abrasivo, quindi dovrebbe permetterci di arrivare alla fine bene. Raga, questo è un gioco che trovate già sul canale Telegram per l'offerta in super sconto, quindi io l'ho preso a 73€, vedete quanto potete risparmiare. Vi ringrazio perché in 2 giorni si sono iscritte almeno 30 persone sul canale Supercorris offerte Amazon. Vi sto cercando di bombardare con le migliori offerte che molti non hanno neanche trovato, di quelli che c'hanno i siti grandi. Sono contento. Perciò, friends, niente, c'è il canale ufficiale Supercorris 84 su Telegram, dove ci sono tutte le anteprime molto prima di quelle che... di quando usciranno, se volete sapere tutto aggiornato. Partiamo, andiamoci a divertire qui insieme alle mani, dai. Friends, speriamo che il drift ci dia la possibilità di usare la mappa 3. No, guardatela come si impazzisce, cioè è assurdo. Si butta Corris dentro Mir, ma ce la fa lo spagnolo. Raga, Quartararo vuole scappare, ma Corris rimane vicino e battene Vignales ai coglioni e ci tocca. Sto deficiente però. Sì, ma porca troia, oh, non ci sta un gioco dove non ci sta la gente che ci sale sopra. Attiriamo le persone, attiriamo. Qua Corris deve fare una staccata da libro cuore. Rischia di andare a terra perché lo prende Vignales. E incrocia con Miller. Va anche la Ducati di Miller, ma quella di Corris con un po' di scia va un po' di più. Non ci si va in due là, raga. Va fuori Corris perché sennò si prende con Vignales. Staccata. Si tiene il terzo posto Maverick, ma Corris non ci sta. Esce forte qui. Staccatona. Staccatona 2. Passa Corris. Passa Corris. Dai raga, oddio, ci abbiamo 2 qua. Non possiamo soffrire della grassa. Va all'esterno di Mir. Ma qua dobbiamo frenare. Rischia di non frenare Corris. Passa Mir all'esterno che però è franco bollato. È in discesa Corris stretto qui, per evitare che ci imbecchino come ha fatto prima Vignales. Prova a scappare Quartararo. Largo, lo sapevo io. Oddio, rischia Mir di prendere Super. Staccatona qua di Corris. Qua siamo in difficoltà, raga. Noi primo settore, veloci, molto veloci. Battaglia tra Corris e Mir. Battaglia tra Corris e Mir. La spunta Super Corris di motore. Primo settore molto veloci. Secondo settore difficoltà. Terzo settore così così. Che purtroppo in curva il nostro Ducatone
è che sia molto entusiasta di fare le curve. Ma prova a scappare quarta, ma Corris torna sotto. Gli dice Corris non ci pensare per niente. Oh! Madonna santa che fa Corris, raga, pazzesco. A fil di erba. Si riavvicina Corris a quarta. Primo settore ve l'ho detto, che ci pensate a fare? Siamo nettamente più veloci, da qua però. Iniziano ad essere problemi gravi per Super. Però se non si velocizza qua nella parte centrale, raga, quarta non lo prende sicuro. Si stacca Corris da quelli dietro. Staccata. Qua ragazzi abbiamo difficoltà a far girare la moto, sono molto sincero. Cazzo ci pensi a fare? I cordoli sono delle lame affilate. Prova Corris qui, staccata. Avvicinarsi un po' a Quartararo, che intanto pazzo pazzo scappa via. Ma Corris non vuole assolutamente darsi per vinto. Si vuole andare a prendere la prima vittoria della stagione, meritata. Non colta perché cascano 5 piloti avanti a te. Oh! Si imbarca! E noi abbiamo due medie, ma più o meno lanterno, ci può perdere 3 decimi questa imbarcata. Ma Corris adesso inizia a guadagnare tantissimo con la velocità della Ducati. Madonna quanto si riporta sotto. Raga, abbiamo guadagnato un secondo in velocità. Cado, e poi da qua. Ah, vai, ce la fa Corris a girare. Da qua iniziano i problemi, ma quelli seri, eh. Miller terzo. L'altra Ducati di Miller terza. No, oh, largo Corris. Battaglia per la vittoria estrema. Quartararo vuole vincere in casa. Corris vuole vincere la prima in Ducati, fatta bene. Aia, largo. Ma si deve guardare anche da Miller che sta tornando sotto. Metà gara intanto. Inizia a forzare Corris i cambi di direzione, che non gli riescono molto bene in Ducati di solito. Entra, forziamo una curva, recuperiamo tanto, la curva successiva facciamo la minchiata epica. Ma intanto Corris arriva, lo sente quarta. Quarta sente Corris, sotto il secondo. E qua può arrivare Corris. Si avvicina Corris. La quarta stacca meglio. Prova a cambiare traiettoria Corris. Oh, qua veloce. Vicini due. Vicini. Vicino Corris. Si muove la Ducati. Guardate quanto riesce a stare più stretta la Yamaha di Quartararo. Corris vicino. Si stacca anche Miller. Oh, staccatona. Staccatona. Vicino Corris. Qua è staccata. Ci può provare. Staccata di Corris, stacca profonda anche Quartararo. Un po' dentro il cordolo Corris, non ce la fa. Ce ne prova qui. Raga, stiamo pelando l'interno del cordolo, ma non rompessero i coglioni perché non sto guadagnando niente.
vicino a Corris, che qua può prendere la scia di Quartararo. Prende la scia, prende la scia, e qua se lo fuma all'interno Fabio. Deve girare Corris qui con tanta difficoltà. Quartararo non l'ha presa bene, cioè. Quartararo c'è e Corris a questo punto, guardate dove sta, sa che qua ogni minimo errore è fatale, però si muove la moto nonostante due medie stiano mantenendo. Dentro Quartararo, dentro Quartararo, si incapretta la Ducati. Dentro Quartararo che va più stretto con il largo, si infervora il duello. Si infervora il duello tra i due. Oh, quanto si avvicina Quartararo qua. Adesso concentrato, ultimo giro. Ultimo giro di Corris e anche di Quartararo vicino. Ma qua Corris guadagnerà, guardate quanto ci allontaniamo. Sta allontano un po' Corris, le gomme stanno andando a male. Stacca Corris qui per fare la curva in maniera più decorosa possibile, ma pure lunga infatti. Si stacca un po' Quartararo dal rettilineo, ma qua tornerà sotto sicuramente Fabietto. Cerca Corris di tenere. Cerca Corris di tenere. Qua non deve andare lungo. Si muove la moto. Non ci va, ma siamo un po' lenti in uscita. Si avvicina Quartararo. Stacca bene qua Corris. Ah! Largo. Guardate quanto ha più stretto Fabio. Ultimi metri di gara. Staccatona di Corris. Staccatona. Bene, la portiamo a casa. La prima vittoria pulita di MotoGP 21. Si muove la moto, Quartararo non è lontano. Arriva Corris, doppia curva. E va a vincere Super Corris in faccia a Quartararo a casa sua. In attesa del yes, vince Super Corris. 7-10 Quartararo. Mir si riprende il terzo su Miller. Vignale quinto, Morbidelli sesto. Quasi monomarca Yamaha. E quindi, raga, all'atto pratico, a Quartararo gli recuperiamo tanto e siamo a un tiro di schioppo da lui, quindi meno 5 punti dalla Yamaha. Vediamo pure nei team comunque rimaniamo davanti alla Ducati ufficiale, che non è facile. Vabbè, i costruttori però facciamo riprendere molti punti alla Ducati, quindi alla fin fine la Yamaha non è lontanissima. Crisi Honda, raga, andiamoci a vedere il podio, va. Pazzesco. E adesso lui e i suoi meccanici si abbandonano giustamente ai loro festeggiamenti. Oh yeah, raga, pazzesco! Grandissima vittoria di Super Corris, che si lancia subito nell'Olimpo della lotta per il mondiale. Epica battaglia con Fabietto Quartararo, risolta a favore del nostro pilota italiano. E Corris che festeggia qua, festeggia come se non ci fosse un domani. Via sul podio col nostro Abdullah, il nostro mitico meccanico. Dai, ecco Super con Quartararo e Mir che sono andati a riprendere il terzo posto.
sta diventando il segreto per una grande gioia per Super Corris, che si festeggia con gli altri due che sono un po' attappirati. Dai raga, grande gara, vi do appuntamento ai prossimi video del vostro super Corris. Voglio, grazie per la visione, ciao Franz.